Munch è uno dei più emblematici rappresentanti di un dramma che è storico oltre che individuale, che rappresenta in figure scabre, con una essenzialità di tratto, con una anche semplificazione espressiva che lo contraddistingue e che lo rende assolutamente inconfondibile. Ma le immagini, i personaggi, i protagonisti, le donne, le protagoniste dei suoi dipinti, così come delle sue celeberrime incisioni, ci comunicano tutta la fatica, la drammaticità del vivere e di un passaggio epocale che si fa via via più intenso, più accelerato e più drammatico o addirittura tragico. A livello personale Munch soffre molto, riflette molto peraltro sull'amore, sulla famiglia, sulla capacità e la possibilità dell'uomo di rendersi conto dei mutamenti epocali che sta vivendo. E peraltro, Munch è uno degli artisti che più lucidamente trascrive in forme e in figure quei nuovi saperi e quelle nuove conoscenze che le nuove scienze andavano indagando dentro l'uomo stesso, il conscio e l'inconscio, il sogno e l'onirico, una dimensione di incubo e una difficoltà e fatica di liberarsi da questi condizionamenti che ne segneranno per tutta la vita fino al drammatico epilogo. Munch partecipa alla Biennale soltanto nel 1910 e soltanto con delle incisioni, con il bianco e nero. A noi è parso che fosse da rispettare questa vicenda e le modalità di questa sua presenza, riproponendo le stesse modalità secondo le quali egli era a Venezia anche a conclusione quasi di questa nostra mostra sulla ossessione nordica.